Macrocategoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto societario. Il premio è quello di Team dell'anno boutique di eccellenza M&A and Restructuring. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per la professionalità, concretezza e altissima qualità nel lavoro svolto dai professionisti dello studio, coniugate a elevate competenze giuridiche. In particolare, la professionalità e la riconosciuta preparazione in materia di M&A and Restructuring fanno dello studio una boutique di riconosciuta eccellenza nel panorama legale italiano. The winner is DGTB Legal. E saluto in collegamento con me, a cui vado subito naturalmente a chiedere un commento a caldo. Prima li saluto, però li ringrazio, l'avvocato Nicola Bottero, socio dello studio, e l'avvocato Massimo Travosti, no, socio dello studio naturalmente. Bentrovati. Bentrovati e grazie. Grazie a voi per essere qui, complimenti naturalmente a tutto il vostro studio. Io partirei proprio dall'avvocato Massimo Travostino per un commento, insomma, che cosa significa questo riconoscimento per voi e peraltro in questo anno, in questo 2020 un po' particolare? Sì, devo dire che è un riconoscimento che è particolarmente significativo per noi e per l'attività svolta dallo studio, perché premia un ambito, un settore su cui abbiamo fin dall'inizio convogliato grandi sforzi, grandi anche professionalità, e soprattutto perché, come abbiamo sentito nella motivazione, evidenzia uno degli aspetti su cui fin dall'inizio ci siamo concentrati: il lavoro di squadra e il cercare di mantenere una qualità particolarmente elevata, di eccellenza, nei servizi che offriamo ai nostri clienti. Ecco, il lavoro di squadra in questo tipo di attività, soprattutto quando parliamo di fusioni, acquisizioni, ristrutturazione di imprese, è essenziale, perché chiaramente l'attività coinvolge un numero di competenze, di professionalità diverse che devono interagire tra loro nella maniera più efficiente possibile e mantenere un livello di qualità più elevato possibile. E sappiamo bene che non è un'attività che si delega a un uomo solo al comando, ma richiede la convergenza di competenze in settori molto diversi tra loro: il diritto del lavoro, gli aspetti fiscali, gli aspetti di proprietà industriali, che tutti insieme devono convergere insieme poi a quelle più classiche di diritto societario e di diritto commerciale tipiche di queste operazioni. Ecco, noi abbiamo fin dall'inizio cercato di formare una squadra di professionisti che potesse assistere le imprese e rassicurare i clienti di avere un servizio di altissima qualità, di altissimo profilo sotto tutti gli ambiti, in tutti gli ambiti interessati da questo tipo di operazioni. E insomma, questo riconoscimento ci dice che siamo sulla buona strada. Sulla buona strada significa che evidentemente è un primo passo, ma rispetto al quale non intendiamo chiaramente perdere concentrazione e attenzione per seguire. Certo, certo. Beh, buona strada. Quindi a questo punto io passo proprio la parola all'avvocato Bottero per proseguire su questa strada, per chiederle intanto, sicuramente una delle parole chiave è sinergia, quindi il lavoro di team che ancor più si è reso necessario in questo anno. La strada dove porterà? Guardiamo anche al futuro. La strada speriamo che porti nella giusta direzione. Quest'anno è proprio il caso di augurarcelo tutti quanti. Diciamo che la nostra professionalità, proprio in questa fase particolare, in questa congiuntura molto particolare, oggettivamente, anzi epocale, come è stata definita da alcuni, può essere di qualche utilità anche ad evitare le conseguenze peggiori che questa crisi portata dall'epidemia, dal Covid-19, eccetera, può effettivamente causare. E quindi anche la seconda parte della nostra specializzazione, cioè restructuring, viene a significare molto, ad essere una parte molto importante della nostra attività, e lo sarà, mi sembra di poter prevedere, sempre di più,
in quest'anno a venire, 2021, dove molte imprese saranno costrette a ripensare un po' al loro business per continuare a stare sul mercato ed essere competitivi. Certo. In un'epoca certamente non facile, ma che se affrontata con la dovuta determinazione e con buoni consigli, diciamo, può trasformarsi anche, come sempre, in un'opportunità. Certo, diciamo che servono maggiori punti di riferimento per le imprese, chiaramente, che si troveranno a dover fare i conti, anche quando si spera l'emergenza sarà passata, con quello che è successo. Quindi, insomma, ecco, non a caso si parla di boutique di eccellenza. Cosa si prova, proprio in conclusione, entrambi, Massimo Travossino e poi ancora Nicola Botero, a essere definiti una boutique che ha, insomma, attorno a sé tanti, tanti significati, no? Sì, assolutamente, ma in prima battuta diciamo che il riferimento alla boutique chiaramente inorgoglisce e d'altra parte mette in luce quello che vogliamo essere noi come studio legale, uno studio che fornisce servizi ad alto valore aggiunto, che punta sulla qualità, sulla capacità e sull'esperienza e affronta le operazioni e gli aspetti più delicati nelle trasformazioni delle imprese. Infatti uno degli aspetti su cui noi riteniamo sia opportuno spendere energie e anche riflessione è proprio quello che stavamo dicendo, la trasformazione del mercato. Si tratta di operazioni che stanno trovando degli sbocchi e delle modalità anche di gestione diverse alternative rispetto al passato, magari non più la mera acquisizione, fusione, cessione d'azienda, così via, ma anche partecipazioni incrociate che fanno riferimento a accordi in collaborazione, joint venture. Il concetto, certo, di boutique si coniuga proprio anche a un modo di interpretare in maniera evolutiva e anche attraverso nuovi strumenti quella che è l'esigenza, no, attuale del mercato, certo, e quella che, certo, sarà l'esigenza del mercato a venire. Certo, assolutamente. Ecco, anche le sue conclusioni, avvocato Bottero, credo che, insomma, magari vuole aggiungere qualcosa, ma credo che sia d'accordo con il collega. Ma sì, no, certo sono d'accordo col collega, infatti è il mio socio. Sì, esatto, sarebbe stato un po' bizzarro se in questa sede, oltretutto con questo riconoscimento, ci fosse stato qualcosa in contrario, però per dire che quella è la strada più percorribile, certo, in questo momento. No, vorrei anche sottolineare una cosa, noi, sì, ci teniamo molto a questa nostra natura di boutique, perché è proprio stato nei principi fondativi della nostra associazione, quella di connotarci sempre in modo diverso rispetto a un grande studio le cui dinamiche sono magari più complesse ed offrire un servizio molto personalizzato al cliente, senza però rinunciare alla prospettiva transnazionale, perché naturalmente le operazioni in questa materia sempre più spesso sono connotate da profili internazionali, cross border, sì, che noi gestiamo perché facciamo parte molto orgogliosamente di una bellissima di un bellissimo network di studi legali in paesi europei e anche extraeuropei. Ci incontriamo, almeno ci incontravamo quando si poteva ancora farlo, una volta all'anno tutti quanti insieme in una convention molto importante proprio sul tema dell'M&A, e abbiamo costruito una grossa sinergia, una grossa collaborazione con questi studi che ci consente naturalmente anche di seguire delle operazioni al di là dei confini nazionali nostri, certo, italiani. Quindi, come se avessimo anche noi delle sedi all'estero, insomma. Assolutamente, assolutamente. Ottimo, quindi questo è un buon punto di partenza per guardare al futuro. Io ringrazio l'avvocato Nicola Bottero, socio, e stessa cosa, insomma, per Massimo Travostino di GTP Legal, e naturalmente alla prossima, mi auguro al prossimo riconoscimento, insomma, diciamo che guardiamo con ottimismo estremo al futuro e, insomma, mi auguro che sarà così sicuramente. Certo, e noi speriamo di meritarcelo. Grazie. Assolutamente, va bene, io vi ringrazio tantissimo e ancora complimenti. Grazie, grazie mille. Thank you.